carciofo per essere un prodotto insomma di qualità? La risposta è estremamente grande. Non c'è un motivo per essere di qualità, perché... E io che volevo riprendere la nonna, io volevo dire no, non si fa così. E invece si fa proprio fa la nonna, non ho il modo come faccio, ma senza bene, no, è semplice, perché la tipicità dei prodotti deriva dalle tradizioni di 600-700 anni fa, dove la chiusura dei vari paesi ha determinato la costruzione di piatti che sono tutte autoctone, quindi non si può dire che ci deve essere un ritorno di carne piuttosto che un ritorno di carne cambiata nell'acqua oppure il piaciuto. Lei però come lo fa? Come lo fa il cacciatore? Con la carne. Con la carne, quindi senza il ripieno anche di pane? No. Solo carne. Carne minerale, carne di maggio e un po' di più. Quindi in questo modo è anche più leggero in effetti, perché non lasci pane, uovo. La carne non ce la mette, lei fa soltanto il ripieno con il pane. Senza, è un prodotto diciamo tradizionale. Non ci troviamo, che noi sono 60-70 anni che mangiamo. Fino al 45 noi abbiamo fatto la fame una notte 10-20 da sempre, perché l'uomo è qui perché non ha mai avuto possibilità di mangiare, a parte le classi agiate che avevano possibilità di tutto di più. Quindi ecco, anche il cacciopo ripieno si sarà evoluto nel tempo, dai pane, giustamente siamo passati alla carne quando si poteva e via dicendo. Queste qui sono pronte, allora se qualcuno volesse assaggiare le crepe alla birra con pecorino e salsiccia toscana, i prodotti sono assolutamente di qualità, selezionati questa mattina dal mercatino di Ghiotti, quindi tutte cose di qualità. Io ho mangiatore, sono a mangiare lì, sono pieno, ma dopo lo mangio, dopo se mangio, allora no. Qui intanto consumiamo la produzione industriale di crepe e andrei a questo punto a parlare un po' di... Voglio conoscere meglio questa chef, così la faccio subito. Com'è nata questa passione, la passione della cucina, com'è nata? Beh, la passione della cucina è nata dalla nonna, dalla mamma, è abituati a stare sempre in cucina. Come mai vedi a me? Non mi ha fatto questo effetto. Perché sai, noi eravamo abituati, dopo Sapienza, a studiare in cucina mentre le mamme e le nonne cucinavano. Sicché per noi fare i compiti in cucina era anche guardare le nonne e le mamme che cucinavano e loro guardavano noi che facevamo i compiti. Ecco, e quindi insomma è proprio una passione che è nata in famiglia, quindi in famiglia tutti bravi a cucinare. Sì, quasi tutti. Questo quasi tutti è una frecciatina a qualcuno, ma non andiamo ad indagare ulteriormente. Quindi allora è nata in famiglia e poi addirittura è diventata proprio la professione come chef, ma anche come insegnante, quindi la volontà proprio di tramandare ecco, questa arte, ecco, che magari tra l'altro ora la cucina è particolarmente inflazionata, infatti ci sono tanti cuochi magari a volte improvvisati, tutte queste trasmissioni, questi blog. Cosa ne pensi ecco, della diffusione così massiccia ecco, dell'arte culinaria? Beh, la diffusione massiccia è normale perché cambiando i sistemi, allargando la mentalità, è stato normale che ci siano blog, tutte le varie, cioè, tutti i vari metodi di cucina. Il problema è che forse in questo periodo è aumentato il livello delle ricette di cucina, ma stanno abbassando la qualità e la conoscenza dei prodotti tipici delle zone. Quindi magari in zone come le nostre vuol dire che non sfruttiamo abbastanza i nostri prodotti. No, noi nelle zone tipo le nostre
sfruttiamo poco i nostri prodotti, cerchiamo di prendere sempre i prodotti che non sono delle nostre zone, perché nella ricetta c'è scritto questa farina, io adopero questo, quando magari possiamo adoperare le farine dei nostri consorzi e di tutto il nostro territorio. Come mai, ecco, accade questo? Cioè, perché si va magari a cercare il prodotto che viene da chissà dove, quando poi in realtà magari abbiamo il carciofo di Chiusura, il pecorino di Pienza, il prosciutto di Ariana, come nel caso nostro? Perché secondo me è tutto un fatto pubblicitario di commercio. I prodotti più pubblicizzati, siccome guardiamo tutti la televisione, il prodotto più pubblicizzato è il prodotto più venduto. Quindi non è una questione di qualità, è una questione proprio di ciò che magari va anche un po' più di moda, no? Sì. Ecco. Bene, allora, io ti lascio un momentino alla cottura delle crepe e se riesco a scendere... Andrei qui a fare una imboscata a Mastro Lo Boccio. Già lo oggi si è professionalizzato, ci siamo messi, ma poi ci siamo messi professionali con che senso, ci siamo messi il microfono così super professionale, cioè. E poi ci vuole anche il cappello, perché non è che ci si può chiamare chef così. Ora, perfetto, la tenuta c'è, il cappello c'è, il microfono c'è. A questo punto, ecco, io sono arrivata da poco con i bambini. Che cosa avete fatto? Che cos'è che ha insegnato ai bambini? Allora, ai bambini... Pronto? Sì, vicino alla bocca. Un po' col mio, vai. Sì. Allora, che ho insegnato? Intanto gli ho insegnato a conoscere i cereali. I cereali che sono qui sopra esposti, sopra il tavolo. Ah, diciamo quali sono questi cereali, quali sono? Allora, si inizia da questo qui, nero, liscio, tondo, che si chiama? Così. Come sono ignorante in materia. Favino. Ecco, non è, che ci si fa col favino? Col favino che ci si fa? Si dà a mangiare ai polli, ai piccioni. Ecco perché non lo conoscevo. Allora, perché gli animali a cortile mangiano questo roba qui. Poi si passa a questo cereale lì, che è il grano turco. Questo. E detto anche mais. Allora, il mais sa benissimo, questo lo mangia i polli, le galline, i piccioni. Oppure che cosa ci si può fare se oppure cotto? Oppure cosa ci si può fare se cotto? Il popcorn. Benissimo. Quello. Andiamo oltre. Poi andiamo oltre. C'è l'orzo. L'orzo è un prodotto che vede. Questa bevanda qui che è biondiccia. Viene prodotta grazie anche all'orzo e poi anche altre cose. Ci si può fare le zuppe, tutto quello che vuole. Poi andiamo oltre, cosa c'è? Poi ho spiegato che siamo arrivati qui a questo cereale che molti bambini non conoscono. È grano. Questo è il grano quello tenero, perché quello è adatto per macinare con la macina questa lì. Ci vuole questo per utilizzare questa. Perché quello duro, il grano duro che normalmente viene prodotto, è vetro rosso e allora lui non ce la fa a spezzarlo e a far uscire questo bianco che lei vede, è la farina. La farina è all'interno. Mastro Boccio, mi dai del tu però. Ah, sì. Questa... Io le do del lei, però no, lei mi deve dare del tu. Diamoci del tu, tutto e due. Allora, vabbè, facciamo una cosa alla pari. Diamoci del voi. Allora, questo bianco che vede
che è ricavato della spezzato dalla forza della macchina, è il cuore del grano, non è altro che il prodotto finale che si vede in fondo bianco, che è la farina. Quindi lei a casa sua, ti metti qui? No, a casa mia. E macini il grano. Esatto, macino il grano. Perché te sei salutista. La mia moglie mi aiuta, ecco, lei butta il grano e io macino. Perfetto, giornata intere. Esatto, la giornata perfetta. Poi quando si va però a vendere si fa pagare caro perché... Provo anche io. Ecco, provo anche io. Ma oltre c'è la mia moglie. Va bene. Una sentina era distratta, io butto il grano. Butti. E lei gira. E io giro. Quindi vedi, non ci vuole nemmeno troppa forza, ci vuole tempo più che altro, mi pare di capire. Ci vuole tempo perché questa macina qui, che non è una macina industriale, è una macina fatta a mano. Lei, sì, è... La moglie dov'è? Allora... Fa finta di niente, come mai fa finta di niente? La figlia non conosce. La figlia di niente. Allora, lei deve considerare questa macina... Da qui a stasera avrà fatto un manciatino di farina. Di sembola, che è sembola delle scappate. Ecco, io in una giornata, mettiamo in due ore, riesco a produrre qualcosa di... Poco, bellissimo. La macina, cioè, che cosa, con la quantità prodotta, cosa ci potrei fare? Poco. Che ci si fa? Non lo so, un panino lo farei, una schiacciatina la farei. Che muore di fame. La schiacciatina, via. Quindi invece, tipo per fare, che ne so, 200 grammi di pasta, quanto dovrei macinare? Ma questa non è adatta. È solo dimostrativo. Ma ho capito, era così, per era dire, così, in linea teorica. Dimostrativa, in 4 ore può fare un po' di farina per fare un mezzo chilo di pasta, giù. Va bene, ok. Allora, quindi da qui poi passiamo. Questa sembola che esce fuori da questa macina, che sarebbe questa, sì. Qui c'è tutto quello che è il grano. L'anima, il cuore, la sfoglia, tutto. Così, rustico così, diciamo grezzo così, che cosa ci si fa? Così, grezzo così ci si fa qualcosa oppure va raffinato? Questo... Ci vuole la mano santa per farlo ripigliare. Ci si può fare anche qualche cosa, però rimane un pochino grosso. Ci si può fare anche la pasta. Insomma è la crusca sostanzialmente. Questo, giusto? Si può anche impastare, però non si amalgama bene. Quindi dobbiamo raffinarlo. Dobbiamo raffinarlo. La fase successiva è quella della vagliatura del prodotto di questa semola. Allora, la vagliatura consiste nel vagliare il prodotto della semola con un setaccio che abbia un tipo di rete abbastanza che non sia troppo sottile. No, perché quella sottile parecchio viene fuori. Dopo. Allora, si inizia con un setaccio quello più rada, maglia più rada, comincia a setacciare, attenzione, e questo è l'ulteriore passaggio. Questo è l'ulteriore, quello che facevano le vecchie contadine adibite a... Certo, perché una volta lo facevano così, così a giornate intere stavano lì. Pure avevano, per forza. Questo, vedi questa roba che è rimasta, la parte grezza di tutto il procedimento è praticamente la crusca. La crusca, loro che facevano? La crusca lavano a pollo, è vero? La lavano a pollo. Bene, invece... Il peperone dei maiali. Mentre noi andiamo a raffinarla ulteriormente. Qui ha già preso un pelo di raffinazione, vedi? Già è diventata più bianca, maglia più fina. Lo mettiamo qui, passaggio successivo è questo. La raffiniamo ulteriormente. Eccoci qua. Raffiniamo ancora. Vediamo se viene fuori. Oh, scusa. Non è un problema. Chi va al mulino. Sono mugnaia io, Chi va al mulino si infarina. No? Ecco. C'è problemi. Allora, dopo una bella setacciata,
agricola rimane ancora parecchia roba grezza. Il prodotto quasi quasi è arrivato. Se lo sente, è sempre più sottile, certo. Allora, per arrivare, giusto Gianfi? Se sbaglio correggimi, eh. Per arrivare al prodotto finale. Poi verrà qui, poi ci avete messo questa pasta, sembra che, che sia la giusta evoluzione, no? Al prodotto finale, allora, quella pasta lì sicuramente ce l'ha fatta tipo con un prodotto raffinato fino a questo certo punto, giusto? Pasta Sciano, la nostra pasta di Sciano, dopodiché se sempre lì, ci sono vari passaggi. Si procede a un ulteriore setacciamento. E si arriva alla coppe che si trova. Si arriva alla coppe e si trova questa bianca bianca. Si trova un prodotto raffinatissimo da cui è stato tolto tutte quelle cose che io l'ho fatto. Certo, hanno fatto tutti questi passaggi in maniera sicuramente un po' più industriale. Questo prodotto è adatto per fare tutto, il pane, la pasta, il dolce, tutto. Però è privo di tante. Certo, di tanti elementi che magari nutrizionalmente sono importanti. E i bambini come si sono dimostrati nel vedere questo percorso? Sono stati, come possiamo dire, contenti, curiosi? I bambini hanno partecipato moltissimo, gli è piaciuto toccare i vari cereali. Sì, perché poi magari non proprio il cereale in sé, a parte che questo non lo conoscevo nemmeno io. Però ecco, per un bambino, cioè magari. Sono cose nuove. Certo, non conosco, pensa non che nascano nel supermercato, no? Se non conoscono, arrivano qui, non conoscono, nemmeno il grano. Certo. Mi dà a pensare che non sono tanto stati approfonditi gli argomenti. Certo. Però, bene. Vedi, bambino. Vedi, già provato a girare la macchina. No, ma questa, che tra l'altro questa macchina mi dicevi che l'hai fatta te. Sì, sì, questa è fatta da me. La moglie è andata via, se non andava via nemmeno un saluto così, è un pochino schifo, perché di star nella famiglia, nella coppia ce ne vuole una, vero? Bene. Ah. La concorrenza non ci vuole. Meno male che ti ricordi queste cose, perché se no arriverò a un punto, torno indietro. E vado qui dal maestro intagliatore che sta cercando di ridare vita a questi semi. No, dove i fiori neri quando prendono, dove i fiori neri quando si asciugano si ammosciano come se fossero neri, diciamo, come vedi, allora hanno bisogno di essere ribagnati, reidratati, e per tutto gli si dà un'altra pochina di vita. E funziona, quindi un po' d'acquina. Sì, funziona per un paio di giorni, poi è chiaro che tutta roba è terribile, però diciamo che si possono un paio di giorni, se messi a bagno e tenuti nel lumido, rimangono freschi. Quindi, se si vuole accomodare, non voglio farla stare in piedi. Come è nata questa passione? Da quanto tempo la porta avanti? Allora, è un'arte, diciamo, richiesta, ecco. Dagli anni 70 che lavoravo in ambienti dove la facevano spesso, si faceva molti buffet e nei buffet si facevano queste preparazioni. Quindi in realtà già negli anni 70, ecco, non è una cosa di ora. No, no, non è una cosa di ora, si faceva le prime rose, non si, cioè, andando avanti se diciamo qualcosa più si è aggiunta a quello che era, però già queste cose vengono fuori già nei primi degli anni 70, cioè che le facevano. E voi nella vostra associazione fate anche dei corsi per fare questo oppure no? Questa sì. È una cosa sua? No, facciamo anche questi. Oltre a corsi di cucina, diciamo, di base, oltre a corsi di cucina un pochino più rifiniti, facciamo anche quello di taglio. Perché comunque è un qualcosa che nei ristoranti, comunque come centri tavola, come decorazioni sono richieste. Sì. Diciamo che è una cosa che specialmente per i buffet delle buone guarnizioni di frutta e verdura insomma fanno la sua scena. Ed è quindi richiesto, insomma, perché se insomma, nei buffet viene richiesto vuol dire che insomma. Sì, sono cose che diciamo che piacciono alla gente. Fanno scena. Fanno sicuramente la mia
da scena, specialmente da quando arriva nei cocomeri, un gioco di colori verde, rosso e bianco, si riesce a fare delle cose veramente belle. E quanto ci vuole mediamente, nel senso, per poniamo allestire un tavolo, che ne so, cioè, ecco, per esempio, un tavolo 100 persone, per quindi farne diversi. Farne diversi, diciamo che un cocomero ci vuole circa da 25 a 30 minuti, fatto in tagli abbastanza normali, poi sono i dettagli di scuola thailandese che comunque per un cocomero diciamo di 25 la giornata, dettagli molto più raffinati, molto più delicati, molto più fini. Sono dei tipi di cocomere che richiedono anche parecchie ore. Quelli semplici che si fanno un pochino più veloci, diciamo che i buffet spesso non è che ci mettiamo a fare quelli molto complessi come in taglio, però esistono anche quelli e sono bellissimi, diciamo. Quindi diciamo quando c'è da fare più quantità si tende a fare magari cose un po' più semplici, sì. Magari qualcheduno un po' più difficile, ma insomma. Sì, ma in linea di massima si cerca di fare quelle più semplici, tipo il ravanello così. Si riesce a fare in pochissimi secondi. Questo ravanello sono 5 tagli, poi messi a bagno si aprono. Arnesi di lavoro? Sembra un vigile del fuoco carcerale. Nel vostro lavoro cos'è che utilizzate? Si può usare anche coltellini per finire il taglio. Poi esistono anche delle attrezzettine che facilitano per altri tipi di lavorazione. Ci sono anche tutte queste serie. Ecco, insomma ce n'è diversi, come un dentista, insomma. Un coltello che taglia seghettato, un rigalimoni, abbiamo insomma diversi attrezzini. Per esempio, con questo qui cosa si fa, per esempio? Questo qui si fa dei tagli trinati. Cioè, aspetta un attimo che lo portiamo. Facciamo dei petali, dopodiché togliamo il vuoto sotto. Quindi ecco, petali più che altro si fa con questo attrezzo. Poi viene fatto un altro qui, e giù a scala viene fatta tutta una coreografia con questo petali. Esistono anche lisci per fare sempre il solito lavoro. Sempre i petalini, ci si fanno fogliettini. Sì, serve per facilitare, diciamo, un attimo, ma la cosa più bella comunque è quella a coltello. Allora, con la patata invece cosa ci si può fare? Con la patata è anche un fungo porcino, semplicissimo, velocissimo. Eccomi, vediamo un attimo. Un fungo porcino. Ecco, non è facile da lavorare la patata perché penso che è abbastanza. Si può fare anche delle rose e altre cose, però siccome si ossida e quindi chiaramente viene meno usata, a meno che non venga dopo scolpita, sgolentata. Ecco, no, dico perché magari è un po' più dura rispetto ad altri. Diciamo, eccolo. Poi potrebbe essere sia fritto oppure macchiata con del cacao a seconda dell'utilizzo che facciamo. Vengono fatti diversi, attaccati insieme una famiglia di funghi. Bellissimo. Può essere messo vicino all'arrosto ai funghi o vicino al. Certo, per dare l'idea ecco del prodotto. In genere si cerca di far risaltare sempre quello che mettiamo nel piatto, quindi a seconda quello che mettiamo, a seconda quello che poi andiamo a curare con le guarnizioni. Ecco. Generalmente cos'è che viene più richiesto? Il cocomero lo sicuramente. Cocomero sicuramente, cocomero, melone e comunque ad ogni modo sono i maggiori. Per quanto riguarda i buffet, per quanto riguarda il piatto, la cosa più veloce diciamo sono le ravanelle in genere. Perché vicino alla tagliata diciamo che non è vero che è una verdura fresca, però se la tagliata con la rucola, questo qui diciamo che ci può stare benissimo in una cosa. Certo, è veloce e fa figura, insomma. Sì, è veloce e fa figura. Bene, poi dov'è che avete la vostra sede, ecco, della vostra associazione? La nostra associazione è la sede della prima Chianciano. Poi per quanto riguarda il lavoro, lavoriamo tutti alle Capezzine, sia io che il presidente. Anche lei? Sì. Ecco, siete tutti
all'Istituto Vegni. Quindi chi volesse ritrovarli, insegnate, giusto? Sì, io vado in pensione a settembre, comunque sono già arrivato. Quindi ci potrebbe essere qualche alunno che insomma la vede, diciamo. Spero, sicuramente. Terrorizzato oppure no? No, no, assolutamente, non credo, dai. Cosa insegna le capizie? Dunque niente, in pratica chiaramente. Ah, proprio anche queste cose, per esempio? Sì, in genere sì, sono tutte cose che fanno parte comunque del lavoro. Certo, certo, certo. Bene. Allora ritornerei da Mastro Lo Poggio, la ringrazio per ora, torno da Mastro Lo Poggio, vedo che ha coinvolto un po' di bambini. Sì, si sono fermati, vogliono provare. Li stai vestendo? Per far sì che non si sporchino. Perché se no le mamme. Le mamme prendono. Giustamente. Bene, quindi qui abbiamo questi bambini che sono tutti a una postazione della fase produttiva. Esatto. Allora, ti puoi passare oltre. Ah, allora, ti vai sopra a finire di fare questo qui, a raffinare questo prodotto qui. Lo metti qui e lo si lascia. Vai. Vedi presi da questo, mi piace, mi piace molto, vero? Sì. Soprattutto secondo me il vestiario, vedi quel cappellino, tutto, quello tutto fa, insieme, sì. Bene, andiamo a vedere le nostre crespelle qui, le nostre crepe alla birra. Qui che si sfornate, ma queste vanno infornate. No, queste le dobbiamo infornare. Ok. Ancora vanno infornate tutte queste, sì. Sì. Che non ce ne sono in forno. No? Perché insomma ora vanno rinfornate, perché chi volesse tra un quarto d'ora, 20 minuti ce le abbiamo qui pronte all'assaggio, insomma. Vero o no? Perché la cucina, sì, insomma, esatto. Si fatica, ora in questo caso faticate voi. Però generalmente uno fatica e poi gusta, sì. No, il piatto. A me capita spesso in realtà che quando cucino poi mi passa la fame, è una cosa normale, no, dipende per quanto cucini, perché se cucini una mezz'oretta poi succede, ma se ci stai tutto il giorno poi la fame arriva. No, allora, l'ultima volta che ho organizzato una cena mi sono sfuggiti un po' di mali tempi, nel senso che la cena, vabbè, fatto un orario normale, insomma le 8:30, quelle 9 avevamo mangiato anche mezzanotte, perché mi ero prefissata di fare 100 antipasti, il primo, il secondo, il secondo, arrivata a mezzanotte non ne volevo più, non avevo fatto. Ma perché era passata l'ora della cena, dai! Era passata l'ora della cena, ma a tutti, ecco, avevo fatto passare la fame a tutti. Secondo me era un trucco, secondo me, ho detto, almeno non fallisco in questo modo. Però non prova, la prova con il cellulone di Capodanno? No, per me non sarebbe, un cellulone di Capodanno sarebbe veramente troppo impegnativo. A quel punto veramente si farebbe la mattina ad aspettare un po' più. Comunque, tornando alle nostre crepe, eccole qui, abbiamo detto, queste sono crepe con all'interno dell'impasto proprio della crepe la birra, perché poi l'impasto è molto semplice. Vediamo se dico bene. Acqua. No. Birra. Ah, non c'è proprio l'acqua. No. Cioè, sono partita subito, ho sbagliato il primo. Io pensavo che un po' d'acqua ci fosse, invece no. Nella birra ce n'è tanto di acqua, dai. Quindi no, solo la nostra birra Colonia. Sì. Dell'azienda agricola Stecciaia che troviamo qui fuori, che consiglio a tutti perché è una birra straordinaria, dalla qualità eccelsa, perché gli stessi cereali sono prodotti dall'azienda agricola stessa. Quindi la nostra birra Colonia, farina, le uova, che ce ne mettiamo un po' d'uova, ma mettiamo, ecco, per esempio per 4 persone quante uova ci vorrebbero? Anche lì non c'è un certo quanto persone, per una serie di spessore della cena, grandezza della cena. Questa, le vogliamo così, piccoline, belline? Un uovo. Un uovo
per 4, farina quanta? Farina intorno a 50 grammi, 100 grammi di birra. Basta, quindi un uovo, 100 grammi di birra e 400 di farina, giusto? Bene. 200, 54. 54. Se siete così stringati, ma se fa la sua, se è efficiente con le dose, perfetto. Poi il ripieno. Farina, uova, in questo caso salsiccia. Io questa mattina ne ho assaggiata una, visto che questo ripieno è particolarmente soffice. Come mai? Come fa a venire così soffice? Oltre alle uova, noi abbiamo il rosso uovo messo nell'impasto all'inizio e successivamente la carota montata a neve, che a quel punto offre la morbidezza e la sofficità. Questo non me l'aveva detto, questo è un segreto dello chef che non mi voleva svelare e che ora l'abbiamo svelato a tutti. All'interno viene la consistenza del soufflé, giusto? È un soufflé. È proprio un soufflé dentro, perfetto. Quindi io vi consiglio di attendere, perché a questo punto siamo curiosi di vedere. Inforniamo un quarto d'ora a 175 qualcosa l'ho peccata, ma ho già rimosso le quantità della farina, quindi ormai non c'è speranza. È la sua, è la tua, l'avete messa, ve l'ho fatta, però l'hai fatta brutta, cattiva, te la mangi su che pepe. Insomma, all'Istituto Vegni lei cosa insegna proprio? Come si chiama l'insegnamento? Lo sa, mi cambiano nome ogni poi comunque. Tecnica di servizi, esercitazioni pratiche di cucina e cultura dell'alimentazione, una cosa del genere. Cavoli, sì. Cioè, le fanno sempre più complicata. Nella sostanza cosa si impara da lei? Da me non ho idea. Come non ha idea? Io provo ad insegnare, a volte riesce, a volte no, quindi comunque a parte scherzi. Una parte dell'evoluzione della cucina, della cultura del mangiare, cioè comunque della trasformazione, la parte tecnica di trasformazione e poi la trasformazione vera e propria, che è quella che abbiamo fatto vedere stasera. Quindi si fa anche un po' proprio anche di storia in qualche modo, anche un po' di studio, diciamo, più teorico, ecco. Sì, poi sono abbastanza appassionato per quanto riguarda la storiografia e la filosofia che sta dietro al mangiare, e quindi tutto quello che riguarda il cibo in un piatto, di fatto, restringendo un po' il concetto, non è il cibo che mangiamo, ma come lo abbiamo pensato e come lo vediamo attraverso le nostre esperienze. Sono molto interessata a questa cosa, la filosofia mi è sempre piaciuta. Oggi mi diceva, noi siamo quello che mangiamo, giusto? Cosa? Me la spieghi meglio, visto che è appassionato di questo, me la spieghi meglio questa affermazione? Allora, tecnicamente è stato condotto uno studio in America dove il granduco l'hanno utilizzato per la materia di cose, dal panino, appunto la panina di granduco, ai salatini. Gli animali vengono dati a gran turco, hanno scoperto che la parte del genoma del gran turco presente nel corpo del campione rappresentativo degli animali è estremamente più alto rispetto al resto del mondo. E quindi una parte di cui mangiamo si trasforma in noi stessi. Dall'altra c'è tutta la parte teorica, filosofica, culturale, per cui ci sono credenti religiosi che riguardano il mangiare, gli arabi, comunque i musulmani e gli ebrei, che mangiano
il minerale e alcuni non bevono il vino, altri, e comunque l'alcol, altri possono mangiare solo prodotti trasformati in un determinato modo o uccisi, se sono umani, in un determinato modo. Questo fa parte di quello che siamo, quanto come ci proponiamo, come ci rapportiamo a quello che abbiamo nel piatto, di fatto trasforma anche il nostro modo di vedere, come so, un esempio assurdo. Il coniglio sta diventando un animale da compagnia. A me è stato regalato 3 Natali fa il coniglietto da tenere in gabbia, e quindi sì. E quindi mangiare il coniglio non è più mangiare della carne, ma è mangiare la l'amichetto. È vero, infatti io non mangio il coniglio. Che cascata a fagiolo questa. Non c'eravamo messi d'accordo. No, confermo. Quindi, questo a livello di esempio. Altra cosa è come vediamo il cibo. Fino a 70 anni fa o 60 anni fa, grasso è bello. È vero. Ora grasso è sbagliato. Il cibo prima era fonte di nutrimento, fine. Ora dal bifidus in su è fonte di cura. Cioè, sono tutte argomentazioni di solito vengono accolte in maniera passiva, che però influenzano il modo di vedere il cibo, il modo di vedere e di percepire quello che noi siamo rispetto a ciò che mangiamo. No, è assolutamente vero, soprattutto il modo in cui si percepisce il cibo proprio noi stessi cambia nel tempo, perché appunto prima doveva saziarsi fondamentalmente ogni cibo e poco più, adesso ci si sazia, è necessario, però si guarda quello che si mangia, come, perché secondo lei stiamo esagerando, nel senso tutte queste attenzioni, per esempio io ho fatto caso con tutte queste intolleranze, per esempio alimentari, che sempre di più vengono fuori nelle persone, da cosa nascono secondo lei? Cioè c'è una motivazione di fondo proprio in quello che nasce da quello che mangiamo? Ah, io sono convinto che una risposta del genere ci tocca al Nobel. No, perché c'è qualcuno che in realtà ha delle sue teorie ben specifiche, cioè che per esempio nelle intolleranze non crede assolutamente, chi dice probabilmente è dovuto agli alimenti appunto non di scarsa qualità, che magari poi mangiati in grandi quantità. Lei ha un'idea su questo, dice sarebbe un po' complicato. Allora, da una parte noi abbiamo una marea di alimenti, quello è vero, ma soprattutto noi abbiamo una sopravvivenza dalla nascita in poi che non è mai esistita, perché è vero, quello che mangiavamo prima era sano, o almeno si dice che era sano, ma di fatto non è così. Noi siamo sopravvissuti dal 1600 fino al 1945 grazie a farina più o meno macinata con segatura o altri prodotti. La carne veniva mangiata spesso e volentieri una volta o due all'anno. La carne di manzo, chi la poteva mangiare, la raccontava per una vita, perché era appannaggio dei ricchi. Chi era fortunato poteva avere un pollaio o qualcosa del genere, ma un pollo una volta, quindi se andava bene poteva essere 5-6 volte all'anno. Quindi comunque non è che prima si mangiasse poco così meglio, perché ora è una frase che si sente dire spesso, dire una volta i prodotti erano più genuini, erano più buoni, per esempio tutte le problematiche ora legate alla carne stessa. Quante volte si sente dire la carne fa male? Allora, noi abbiamo a livello di struttura oggi come oggi una situazione piuttosto schizofrenica. Per cui il cliente ricerca la tradizione che non ha mai assaggiato, perché dagli anni 60 fino agli anni 60 fino al 2000 non c'è stato più il passaggio delle insegne mamma figlia, nonna nipote, e quindi c'è stata una traduzione del passaggio delle insegne della cultura culinaria.
qualcosa è rimasto scritto, ma pochissimo. C'è stato per 25-30 anni il rifiuto totale della cucina da parte della donna. Non è una vostra colpa, però è un dato di fatto. Me ne sta facendo una colpa, io lo sento. È un dato di fatto. Dall'altra abbiamo una marea di professionisti che non hanno idea, come per il resto il consumatore, di cosa è la riposizione, che però prende, che ne so, un grano senatore da Poli, dalla data di nascita 1926, non antichi romani, quindi è antico ma relativamente antico, e lo trasforma dicendo: ah, io ho fatto il teatro della tradizione perché ho usato un alimento della tradizione. No, non funziona così. Quello che mangiavano i nostri nonni e i nostri bisnonni, un po' per il sapore, un po' per la povertà di piazza, noi non lo accetteremo più. Questo è da una parte. Dall'altra, appunto, questa è una scoperta da parte dei consumatori che 9 su 10 quasi completamente ignorati in materia e accetta personalmente il tutto. È vero, purtroppo è vero, e come diceva prima la chef, non so. Ah, è qui, diceva Simona, che comunque molto spesso è anche molto pubblicità, insomma, tante volte i prodotti si mangiano perché si vedono, non perché poi uno conosca a fondo quello che mangia. Il primo grande passo in questo senso ha fatto la Merida con il mercato. Si è creato da nulla un qualcosa che non esiste e fa pubblicità in maniera da dare una sensazione di una tradizione che non esiste e che non sarebbe ripetibile. Non so se ti ricordi le pubblicità del Mulino Bianco degli ultimi tempi. Quelle dei biscotti? Sì, sì. Quelle dei biscotti, per esempio, che c'è? Ora c'è Antonio Mandela, se c'era di recente, sì. Con la gallina lì accanto. Allora, in una pasticceria o in un panificio, lavorare su un tavolo di legno con strumenti di legno già è illegale, ma con una gallina accanto lì siamo proprio arrivati, eh? Eppure quella è l'idea che si vuole dare della tradizione, della comunità dei prodotti, che è proprio invece l'opposto di quello che si potrebbe fare. Quindi insomma bisogna stare molto attenti, informarsi molto di più, come bisogna fare per la lotta IFAI. Noi ci troviamo anche durante i corsi. La tecnica, sì, la facciamo le cose tecniche, qualcosa di pratico, raccontiamo quello che secondo noi è il punto di vista più vero, comunque più reale. Quindi è nato il Mulino Bianco, è nato tutto quello che è un scenario illusionistico, ben umano in cui viviamo, perché mettiamo anche il discorso della tradizione. Prodotto deve essere residente, consumato in questo, da 25 anni. McDonald's è dall'84 che è a Milano, è uno stupendo prodotto tradizionale di Milano. Oddio, un po' è vero, perché insomma è da diverso tempo che ce l'abbiamo in Italia, quindi fa parte proprio delle nostre città, dove il fatto che non ci sia in qualche posto, anzi dice ah no, non c'è McDonald's. Sì, è vero, però non è una tradizione. E non è nostra, di sicuro. E non è nemmeno nostra. Anche se c'è da dire che il takeaway è roba nostra. Sì? Sì, risale agli antichi romani. Lo facevano già. Sì, e i contadini stessi, o gli operai classici, muratori, eccetera, che si portavano il pasto da casa, che era un takeaway. Mentre i romani avevano le bancarelle di vendita del cibo nelle grandi città. Un semplice motivo che facevano colazione sul tipo inglese. Salata, più che altro. Sì, no, normalmente erano avanzi della cena precedente, abbondanti. E poi, mettiamo, Roma, per attraversarla tutta, non potevano andare a pranzo a casa, quindi speruzzicavano qualcosa, mangiavano qualcosa al volo e la sera poi facevano la cena. Quindi insomma molto spesso siamo stati noi magari gli inventori di qualcosa, ma spesso è così che accade, il computer, tante tecnologie, sono partite da noi il telefono e poi in realtà ce lo dimentichiamo perché credo che nel corso del tempo ci siamo un po' persi in realtà. Siamo stati
molto bravi all'inizio su certe cose, secondo me poi abbiamo un pochino mollato la presa e ci hanno un pochino superati, o no? In parte questo, in parte alcune funzioni, alcune idee, attecchiscono una parte e avvinciscono l'altra. Mettiamo la pastiera, mi viene in mente la pastiera, tipica napoletana, no, lucchese. Lucchese, la pastiera è lucchese, questa è una scoperta dell'ultima ora. Registrato, Allora. Questo lo dico alla mia mamma che l'ha fatta per Pasqua, gli ho detto mamma, ma perché fai una cosa così, diciamo, non nostra? Invece? Ma poi si è evoluta, eccetera, però nasce, durante il Medioevo e buona parte del Rinascimento, l'appannaggio della cultura culinaria era, per quanto riguarda il salato, per quanto riguarda il dolce, le monache. E quindi spostandosi da un convento a un altro, portavano le loro tradizioni, poi attendivano da quelle parti, da quella parte no. Mettiamo il papà, anche lui, viene dai Borboni, che però viene, se non sbaglio, dall'Austria. Ah, quindi siamo onesti. Anzi, dall'Ungheria. Dall'Ungheria, se mi ricordo bene. Quindi ecco, siamo anche onesti nel dire che certe cose allora non dobbiamo prenderci meriti. Per esempio del papà. Il papà attuale è quello nostrano, però nasce da un'altra parte, e nasce come rivisitazione di una produzione tra Pan di Spagna e il soufflé, per cercare di produrre qualcosa di simile. Poi nel papà sono state aggiunte tre lievitazioni, mentre quello originario era, diciamo, bagnato con il marzale. Però queste cose fanno parte di tutta l'evoluzione della cucina e quindi della cultura dell'uomo. Quindi ecco, bisogna sempre vedere, una cosa nasce in un posto, finisce in un altro, si evolve in un altro ancora. Quindi anche per il cibo, ecco, non è soltanto un posto che magari è cosmopolita, che ci sono persone da varie parti del mondo, anche il cibo lo è. Lo troviamo, una cosa la troviamo in tante parti del mondo, magari anche con nomi diversi. Il nome cambia senz'altro, la radice magari, mettiamo, mi è venuto in mente il garum, che il garum era una salsa degli antichi romani, usavano alla stregua della salsa di soia per i cinesi, la mettevano dappertutto. Si ritrova in Cina, come era fatto dai romani, è l'unico posto al mondo. Probabilmente lì c'è arrivata la tradizione, c'è rimasta, ha trovato una cultura che l'ha accettata. Attecchito, mentre da noi la è magari stata persa. Da noi si è trasformata nella colatura radice. E quindi è cambiata. Bello, quindi... No, però questa è una... No, in effetti non ci si pensa, che uno magari dice quel prodotto è tradizione di lì. In realtà, ecco, però, questo fuoco di tradizione... Qui stiamo per sfornare, anzi le abbiamo sfornate, crepe per pecorino e salsiccia alla birra, ricordiamolo, e a questo punto siamo pronti per servirle. Se qualcuno volesse gradire delle crepe alla birra con pecorino e salsiccia, gli chef ce le fanno assaggiare volentieri. Signori, le assaggiate volentieri? No, ma la porta. Brava, la signora mi è piaciuta. Perfetta. Si è chiacchierato tanto, eh? Sì. Io dico sempre. Sì, cantina. Passa la tenuta. Questa è la tua, eh? Non sai se prenderla con un... No, no. Le presente le frasee? Mentre vedete tu le lascio allora, siamo pronti all'assaggio. Sono tre piatti, qui, tre piatti.
Je vais goûter. Elles sont bien parce que nous venons de la Bretagne. Oh. Eh. Ma qui si è prodotto proprio la région tutto, tutta la filiera c'è stato. Abbiamo dato via questi bambini e allora guardi un po' che si stanno producendo. Vediamo un po'. Guardi un po' questa piccolina. Questa piccolina come si chiama? Me lo dice Maria. Rebecca. Rebecca. Questo maestro qui, questo mastro qui è stato bravo? Sì. Sì, cosa ti ha insegnato? Cosa ti ha fatto vedere? Yoshi. Ti ha fatto vedere come dal grano si arriva la farina. E poi senti, questo impastino qui con cosa l'hai fatto? Con la farina? Con l'acqua? Cosa vai a fare? Una ciaccina? Ma te ne ma la mangiamo? Ah, vediamo qui invece tu sei, me lo dici il tuo nome? Yasho. Il nome, non siamo da Polonia, non parla italiano, ma il nome, Yasho, cosa ci puoi dire se c'è Janek? Janek. Dalla Polonia, ragazzi, dalla Polonia alla festa del carciofo. Bellissimo, bravo Janek. Poi abbiamo qui. Tu invece come ti chiami? Beatrice. Ma che sei? Allora Beatrice, che cosa ci facciamo con questa schiacciatella? Allora, se tu qui avessi degli ingredienti, no? Che cosa, con cosa la condiresti questa schiacciatella qui? Non lo so. Col pomodoro, che ci faresti? Una pizza? Ti piace la pizza? Sì. Quindi pizza, quindi pomodoro, un po' di mozzarella. E basilico. Invece, anche il basilico, brava, vedi, è anche raffinata, brava. Ma Mastro Lo Boccio che cosa fornisce invece? Il rosmarino? Quello ci penso Jeffrey. Lo chef Jeffrey fornisce il rosmarino. Allora, passiamo oltre. Qui invece chi sei? Vittoria, con cosa la vorresti condire questa schiacciatina? Se tu potessi. Io con il pomodoro, con la mozzarella, con il rosmarino e... Quindi una... margherita barra marinara con rosmarino, sì, ecco. Poi vediamo un po', qui chi c'è? Elisa, allora cosa facciamo qui? Cosa produciamo? Il prezzemolo, poi vediamo, il pesce. Cioè ci si mette un po' qui, un po' tutto ci si mette, proprio sopra la schiacciatina il pesce? No, sulla pizza. Ah, sulla pizza il pesce con l'aglio e il prezzemolo. Sì. Bene, ma chi le fa questi piatti? La mamma? No. Al ristorante. Ah, al ristorante, ma nella pizza proprio il pesce. Sì, vabbè. Va bene così, va bene. Fantasiosi, ma ci piacciono così, non sono fantasiosi loro. Allora, qui invece la filiera si è interrotta, però il grano non viene più. Come? Si è dato spazio. Hai ragione, a questi mandrelli. Sì, alla fase successiva. Qui abbiamo una bimba nuova. Sì, questa è arrivata ora. Ciao, tu sei? Nicole. Senti Nicole, ma com'è questo mastro Lo Boccio qui? È bravo? Sì. Lo promuoviamo, insomma. Bene, non è convinta però. Ora la compriamo col cappello, I cappellino sono molto più convinti. Ma quindi dopo le cuociamo queste. Sì, il nostro Jeffrey. Vediamo Jeffrey. Non c'è più. Abbiamo perso gli chef. La dobbiamo prendere. Ci hanno abbandonati. Sono rimasta qua io. E nulla. Sono spariti gli chef, io però sono andati in cucina. Sono andati giustamente dove va uno chef in cucina. Dalle cuoche in cucina laggiù. Va bene. Io tornerei solamente per chiudere a ringraziare coloro che ci hanno offerto i loro prodotti. Quindi ringraziamo allora innanzitutto l'azienda familiare che si occupa di produzione appunto di olio. E che potete trovare qui in via del Cortile, quindi qui vicino, è un'azienda di Castel del Piano,
che appunto produce questo olio che è assolutamente molto, molto raro, molto particolare, perché appunto si produce solo lì sul Monte Amiata. È l'azienda Olearia Santella. Poi ringrazio la Stecciaia, l'azienda agricola, il birrificio che trovate qui fuori da chiusure, per la birra che qui abbiamo la tipologia Colonia, ma ne hanno 8 in produzione. Sei chiaro, una rossa, una scura, quindi chi volesse assaggiare queste birre io le consiglio perché sono veramente ottime. Poi ringraziamo il caseificio Matteassi per il pecorino stagionato, ricordiamo che è un caseificio che ha la certificazione DOP perché fa parte appunto del consorzio pecorini DOP, e ringraziamo infine i salumi del cappellaio che ci ha fornito la salsiccia che appunto era all'interno delle nostre crepe. Quindi ringraziamo ancora tutti i nostri produttori che trovate appunto nel mercatino del borgo, quindi qui a sinistra e a destra, e auguro a tutti un buon proseguimento.